si aspettavano che qualcuno di noi rientrasse, no? Perché ci avevano offerto l'ira di Dio pur di restare. Milano, 22 gennaio 1992. A meno di un mese dall'arresto di Mario Chiesa e dallo scoppio di Mani Pulite, a scuotere il mondo sindacale è la nascita della Confederazione Unitaria di Base, CUB, contraria alla concertazione, antagonista e alternativa a CGIL, CISL e UIL. Tra i fondatori anche Pier Giorgio Tiboni, ex segretario milanese dei metalmeccanici CISL, espulso 8 mesi prima. In realtà la gestione che veniva fatta dalle confederazioni tradizionali tendeva a mantenere lo status quo, ossia gli interlocutori non erano più i lavoratori per CGIL e CISL, ma erano il padronato, i partiti, i governi. Bresciano di Vobarno, entrato giovanissimo come operaio alla Falck, Tiboni si licenzia dopo 8 anni per fare il sindacalista a tempo pieno con i metalmeccanici CISL. La lotta era per non essere sottoposti ai ritmi alienanti della catena di montaggio, ma anche per avere condizioni salariali, spazi di libertà all'interno dell'azienda, che non dimentichiamo che fino agli anni 70 la Costituzione non entrava nei luoghi di lavoro e le aziende disponevano come volevano dal singolo lavoratore. Prima a Brescia, poi a Milano, dagli anni 60 Tiboni ha vissuto tutte le lotte operaie del dopoguerra, tappe per lui di una guerra economica industriale, raccontata ora, 78 anni, in Il coraggio di volare, dedicato ai giovani di oggi, smemorati e sfruttati. In Italia ci sono 8 milioni di famiglie povere. Non è che sono diventate povere perché hanno dilapidato i capitali che avevano mai avuto. Sono diventate povere perché l'economia, gli interessi generali della società li hanno ridotte alla fame. Ma lottare era difficile ieri e è difficile oggi, perché richiede alle persone di mettere a disposizione tempo, intelligenza e denaro. Dalle storiche lotte all'Alfa Romeo e alla Fiat, all'Alcoa di Porto Vesme, dalle campagne per la salute e la sicurezza sul lavoro al boicottaggio dei fondi integrativi. Battaglie di resistenza, tra cui Tiboni non conta quelle perse ma quelle non fatte. Se nel mondo tutto è cambiato, dice, una cosa resta uguale, la necessità di lottare per i diritti. La parità di diritti per i migranti per noi è fondamentale, perché è fondamentale per i lavoratori italiani, che se i migranti sono ridotti a fare gli schiavi, prima o poi tocca anche agli italiani.